Oggi voglio fare il terzo episodio di non so bene quanti sul racconto della mia esperienza universitaria. Questo appunto è il terzo ed è quello in cui succede la cosa più sconvolgente di questo mio percorso, ovvero il fatto che io comunque inizio a lavorare e devo decidere se dedicarmi solo al lavoro o lasciar perdere, continuare l'università. Insomma, è stato un momento un po' difficile. Allora, la prima idea che ho avuto ovviamente è stata quella di accettare il lavoro, e anche se di fatto non è che fosse proprio il lavoro dei miei sogni, che poi è quello che faccio anche adesso, e che è stata un po' la conseguenza, no, della scuola fatta alle superiori, che però anche lì non è stata una scuola non scelta da me in base a ciò che effettivamente mi piaceva, ma sono stata un po' costretta dai genitori, e quindi di fatto anche il lavoro è stata una conseguenza di questo, perché comunque avevo fatto concorsi, avevo fatto colloqui eccetera, e quindi di fatto non era proprio il lavoro dei miei sogni, però è anche un lavoro importante e che mi garantisce comunque l'indipendenza economica. E quindi mi sono trovata di fronte a questa opzione su cosa fare, anche perché non avevo di fatto molto appoggio da parte dei genitori, per i quali io ormai, avendo il lavoro, per loro ero a posto, e quindi la classica frase è: ma chi te lo fa fare di continuare a faticare a studiare quando hai di fatto un lavoro? Ma di fatto i soldi, comunque appunto l'indipendenza economica, non è proprio tutto nella vita, cioè aiuta, è importante e ovviamente nessuno dice il contrario, però quando senti di voler fare qualcosa che comunque ti dà anche più soddisfazione, lo devi fare. E quindi in questo periodo ingarbugliato poi c'era anche l'incognita del lavoro, comunque, perché io per molto tempo ho lavorato con contratti a tempo determinato, quindi lavoravo 6-9 mesi, poi stavo magari 6 mesi o anche più a casa, mi richiamavano, era comunque sì un lavoro che più o meno comunque era quasi sicuro, però c'era comunque questa incertezza. Di fatto io non me la sono sentita di lasciar perdere, anche se all'inizio ovviamente mi sono dedicata quasi esclusivamente al lavoro, anche perché lavoravo comunque molto fuori casa, viaggiavo parecchio, e quindi di fatto anche studiare era quasi impossibile, perché anche arrivavo a casa stanchissima e non avevo voglia. E di fatto dall'ultimo esame di cui vi ho parlato, che era istituzioni, storia delle dottrine politiche, che ho fatto a settembre del 98, sono passati un po' più di 3 anni dall'esame che poi ho fatto, da che ho cominciato a lavorare, perché questo esame io l'ho fatto il 2 novembre del 2001. Ed è stato istituzione di diritto pubblico. Allora, io dopo praticamente questi 3 anni che non ho più studiato, ho ripreso in mano l'università, ok, mi sono detta ci provo, vedo se ci riesco, se non ci riesco, con uno degli esami ancora propedeutici da fare, e che era anche uno dei più temuti, mi ricordo, quando andavo all'università, per via della prof, perché si sapeva che era molto molto severa, molto rigida, e bocciava tantissimo. Io mi ricordo che mentre stavo lì per rifare appunto questo esame dopo 3 anni che non facevo un esame, lei entrò e ci disse proprio: ah ok, tenetevi pronti perché ora sono cavoli vostri. E mi ricordo che c'era gente lì che diceva che aveva provato a fare questo esame anche 4-5 volte e non riusciva a passarlo. E io lì un po' mi ha preso un po' di panico, perché dico: ok, io sono ferma da 3 anni, non studio da 3 anni,
non so, insomma, come non ho frequentato le lezioni, quindi neanche mi conosce, boh, vediamo. Mi ricordo che ci fu una parte scritta e lì ero un pochino più tranquilla, perché io mi sono sempre trovata bene con le parti scritte, un po' più in difficoltà nell'orario, proprio perché a me non piace molto il rapporto con le persone e quindi tendo a innervosirmi parecchio quando devo parlare. E poi appunto dopo lo scritto, se andava bene lo scritto, c'era la parte orale. E la parte orale con l'assistente, ok, poi passai alla prof e lì un po' di soggezione c'era, però alla fine è andato benissimo perché io ho preso un 23. Considerando che non studiavo da 3 anni, che avevo passato questo esame al primo colpo, 23 era un voto più che onorevole, l'ho accettato ed è di fatto quello più basso, però non mi importa, cioè non aveva senso rifiutarlo e quindi niente, da lì in poi diciamo mi sono più o meno sbloccata e quindi ho proseguito l'università. E quindi insomma un po' lavorando, un po' stando a casa nei momenti appunto in cui non lavoravo, sono riuscita a fare più o meno altri esami. Infatti l'esame quello dopo l'ho fatto sempre, vedo, nel 2001, ovvero, oh, vi ho detto una cavolata, vi ho detto che l'ho fatto a novembre, ma in realtà no, diritto pubblico l'ho fatto il 2 febbraio del 2001. Poi il 19, questo credo sia dicembre, ma è scritto in numeri romani un po' così, o forse novembre. No, è novembre, dicembre, non lo so, insomma, il 19 tra novembre e dicembre del 2001, quindi più o meno dopo 10 mesi, ne ho fatto un altro, ovvero ho fatto diritto costituzionale italiano e comparato. Ok, questo non era un esame complicatissimo, anche perché una volta fatto diritto pubblico, questo era abbastanza semplice, c'erano molti concetti che si ripetevano e quindi l'ho trovato abbastanza semplice, anche se comunque ho preso 24. Quindi diciamo che anche questo è stato un voto bassino, però non fa niente, per me aver fatto 2 esami nel 2001 era veramente tantissimo, un grandissimo traguardo. Probabilmente anche questo l'ho fatto proprio perché avevo smesso di lavorare e in quei mesi ho studiato. E infatti stesso discorso vale per l'esame dopo, perché a distanza di 6 mesi più o meno, e quindi periodo che appunto non lavoravo, ho fatto politica economica. Ora, anche questa è stata una grandissima soddisfazione, perché per me anche questo era un esame difficile e all'inizio non lo capivo, perché c'erano formule, c'erano grafici, cioè di per sé non era difficile. Una volta che lo capivi e entravi nell'ottica era semplice, però io all'inizio proprio non lo capivo anche lì, quindi mi sono dovuta impegnare abbastanza per capirlo, perché mi ricordo c'erano tipo anche dei problemi, tipo problemi insomma da risolvere, e per me veramente era assurdo. Però fatto questo esame da sola, in 6 mesi l'ho preparato, e infatti il 17 aprile del 2002 ho fatto politica economica, e mi ricordo anche lì c'era sia lo scritto che la parte orale, e io ho preso 30. Cioè per me, cioè, era andata alla sicura, me lo ricordo, perché l'avevo capita e sapevo bene le cose, perché le avevo capite, non erano imparate a memoria, e questo 30 mi ha riempito veramente di gioia, proprio perché ero riuscita a capirla da sola la cosa. E cioè, il lavoro, ok, anche lì sì, mi impegno e tutto, però non mi darà mai le soddisfazioni che mi ha dato l'università. Cioè, per me riuscire a fare questi esami da sola è stato sempre veramente bellissimo, mi dava una carica spaventosa, proprio pazzesca, proprio di proseguire, anche se ho avuto dei momenti in cui magari, ecco, l'ho lasciata un po' da parte, perché magari ho preferito fare cose che mi piacevano di più e ho fatto passare appunto del tempo,
non mi ci sono proprio dedicata quanto avrei dovuto, però non fa niente. Ho voluto continuare e l'esame dopo era uno di quegli esami che mi è piaciuto tantissimo come argomento perché non lo conoscevo ed è stato anche uno di quelli su cui ho riflettuto nella possibile scelta appunto della materia al momento della tesi ed è stato sociologia delle comunicazioni. Mi ricordo che questo esame mi è piaciuto tantissimo, questo io l'ho fatto. Guarda, dopo 2 mesi, il 13 giugno del 2002, e ho preso 24, ok, non è stato tantissimo, molto alto il voto, però è stato uno di quegli esami che ancora qualcosa mi ricordo e che mi è piaciuto tantissimo per argomento, perché la sociologia comunque ti spiega, come funzionano le cose. Questa della comunicazione, mi ricordo, era molto bella perché andava a spiegare come funziona molto il discorso dei politici e quindi queste tecniche di manipolazione psicologica, no, dello spettatore ed era veramente bello. Mi ricordo che è stato un po' un panico perché ci fecero fare lo scritto, io andai là convinta che fosse solo orale, no? E il giorno dopo ci sarebbe stato l'orale. E io lì avevo avuto dei problemi perché avevo preso il permesso al lavoro solo per quel giorno e in fretta e in furia sono riuscita a farmi dare il permesso anche per il giorno dopo, per fortuna. Quindi il giorno dopo sono dovuta tornare all'università a fare l'orale. Però ecco, insomma, vabbè, ho preso 24, non è tantissimo, però è un esame che mi è piaciuto tanto e alla fine era anche appunto una di quelle materie su cui mi sarebbe piaciuto fare la tesi. E basta, diciamo questo è il terzo episodio del mio percorso universitario e vi ho raccontato di ben 4 esami se non sbaglio, giusto? Sì, 4 esami da che ho iniziato a lavorare e 4 esami fatti in 2 anni e io ero contenta perché la fatica del lavoro era comunque tanta, proprio per il fatto che viaggiavo e per me comunque riuscire a fare ecco, 2 esami mi bastava, mi dava soddisfazione perché a me ecco, quello che è sempre piaciuto era proprio andare in università, era troppo bello, era un ambiente troppo bello e mi è sempre dispiaciuto lasciar perdere. Quindi, per oggi il terzo episodio si conclude qui. Io spero che vi piacciono questi miei racconti, che vi spronino, ma se magari avete un momento di dubbio, di pausa, in cui non sapete cosa fare, provateci. Se pensate che è una cosa che vi piace, che la volete fare, non ci sono ostacoli, ce la fate. Ve lo dico io. E niente, ci vediamo al prossimo video, al prossimo episodio e grazie per avermi ascoltata. Ciao!